Lui raccontava, diceva, io mi sono imbattuto un giorno, ho aperto a caso, come mi è stato detto, apri a caso, come si apre il Vangelo, vediamo cosa mi salta fuori, la Bibbia, no? Sono aperto l'imitazione di Cristo e mi è saltato fuori, capitolo 23, libro terzo, il capitolo del libro terzo, il titolo, De quatuor magnam importantibus pacem, quattro cose che sicuramente ti danno la pace e la libertà. L'ho letto, e il divino maestro che parla all'anima, dice, vuoi che ti insegno la strada vera per arrivare nel regno della libertà e della pace? Parla, Signore, ti ascolto. Queste sono le quattro cose necessarie. Prima, cioè, cerca di fare piuttosto la volontà degli altri che la tua. Secondo, cerca di avere meno piuttosto che più. Terzo, scegli sempre l'ultimo posto. Quarto, prega perché si compia in te integralmente la volontà di Dio. Commento io. Facile dire questo, leggerlo, dirlo, ripeterlo come l'ho ripetuto io adesso, ma pensiamoci un pochino. Fare la volontà degli altri piuttosto che la tua. Che il bambino comincia da piccolo a ribellarsi. Fare la volontà degli altri piuttosto che la tua. Secondo, avere piuttosto meno che più. Beh, viviamo un'epoca in cui tutti vogliono avere. Terzo, cerca sempre l'ultimo posto di sottostare a tutti. Perché questo è il pieno Vangelo, recitato. Ma viverlo poi. Quarto, che si compie in te integralmente la volontà di Dio, in tutte le circostanze della vita. Ecco, il Papa Giovanni ha incarnato veramente questi quattro principi. E per questo è entrato nel regno, nel territorio della vera libertà, libero completamente da tutto, da ogni preoccupazione, sempre sereno. E che poi è il territorio della pace, perché è la comunione più intima con Dio.